ci voleva la Colormax Pescara, la cui classifica in campionato è estremamente a rischio, in Coppa Italia esplode a Padova. I veneti portano bene con un 6-3 netto che le consente di accedere alla Final Eight, un premio dopo tante, troppe vicissitudini, ma potremmo definirlo un miracolo, l'ennesimo, che porta la firma di Paluscio e del suo magnifico gruppo, di un roster che ha ribadito le sue qualità umane e tattiche nel contempo, virtù che vanno ben oltre il contenuto tasso tecnico. Una splendida soddisfazione conseguente a un match giocato decisamente meglio dei più qualificati avversari. Gruppo, si diceva, coeso, grintoso, organizzato ottimamente, che non ha mai dato la sensazione di cedere di un centimetro. E con due protagonisti al di là del merito collettivo, un eccellente Mazzocchetti tra i pali e una guida che va verso i 40 anni, tal Dudu Morgado, semplicemente infinito e peraltro autore di un gol. Al resto hanno pensato le marcature dei vari Andrea Ferreira, doppietta, Leandro, Robert più un autogol. Il 3 aprile ci sarà il sorteggio per la finale in programma a Rimini dal 22 al 25 di questo mese. Potrebbe venire fuori nei quarti anche il derby con l'Acqua e Sapone Unigross, cosa non augurabile per ovvie ragioni. L'auspicio è infatti quello di vedere le cugine presenti nei turni successivi.